Allora, ragazze, per YouTube mi dispiace che ho il volto un po' girato perché la chat è di là. Io cerco di non guardarla quanto più possibile, ma nelle intro, al posto di parlare a voi come negli spiriti, ho comunque persone con me. E nella scorsa parte, no, della serie, l'episodio 1, chiamiamolo così, vi ho detto che non sarei stato così voyeuristico come mi sarebbe piaciuto inizialmente, come ne parlavo, per una serie di cose. Io sono emozionatissimo all'idea che qualcuno qui in chat, e magari su YouTube, forse però è ancora più difficile perché YouTube è completamente carico di spoiler e di persone che si sono incuriosite dinanzi al backlash che ha ricevuto l'opera. È effettivamente folle il fatto di avere persone completamente blind. Sono molto curioso perché, lo sapete, no? Il titolo ha ricevuto un review bombing incredibilmente violento, e purtroppo le vere recensioni negative sono state spappolate da questo bombing. Ed è un peccato, perché tra i vari zero che scrivono sucate, ci sono magari recensioni da 600 parole in cui persone danno un 4 deluse da quello che hanno giocato ed è impossibile trovarle, praticamente. Così come, allo stesso modo, abbiamo l'opposto, no? Quindi io sono curiosissimo, nel mentre Dio benedica chi non ha apprezzato il titolo. A differenza di chi purtroppo si è fatto trascinare e l'ho visto tantissimo sotto la mia effigie, c'è tantissima gente, tantissima massa che viene lì a dire merda e poi nelle risposte che io, perché comunque io non sono quello che blocca il discorso, manda una pernacchia o cancella, no? Dico, ma perché? E poi al perché si scopre che ha scoperto le scene raccontate o viste online senza il resto. Scene che non gli sono piaciute e che sono quelle più polemizzate dalla community internazionale che ha causato il backlash totale. Ed è pazzesco avere a che fare con questi giudizi così perentori quando hai una scena decontestualizzata, chiusa, senza il prima e senza il dopo, per poi chiedere perché succede quello? Ma il gioco te lo spiega, ragazzo. Cazzo, te lo spiega. Poi può non piacerti dirti, non mi convince, è proprio sgradevole. Però almeno sì, ne è consapevole. Ti prego, ti prego. Sono molto curioso di sapere cosa sarebbe successo se non ci fossero stati i leak. Se questo impatto e questa magari anche delusione fosse arrivata a tutti insieme, no? Sono molto molto curioso. Però l'occasione di questa avventura per me e quello che io andrò a fare sarà anche noioso per tanti perché mi metto a spiegare cose che potrebbero sembrare ovvie. The Last of Us è un gioco narrativo, si spiega tantissimo da solo, no? Però ecco, proseguiamo. Abbiamo superato il prologo del prologo, siamo ancora nel tutorial. Però, al di là di quello che per me sarà continuamente evidenziare prodezze tecniche e così via, di cui si sta riempendo il mondo negli articoli perché cercano di distrarre le persone dal caos narrativo, io ve l'ho detto, mi sono approcciato a The Last of Us non come fan. Mi sono approcciato a The Last of Us parte 2 non come fan, perché ho apprezzato e amo profondamente la qualità e l'opera che è il primo, ma non sono un appassionato. E io, lentamente approcciandomi a quello che è stata l'opera completa di parte 2, stavo diventando appassionato di questo continuo. Però in effetti, basta. C'è vento. Però. E se per caso. Questa è una cosa che vorrei, alla quale anche su YouTube pensaste, magari chi non è blind, anche qua chi non è blind, e se per caso il mio non essere fan dei personaggi e aver analizzato tutto in maniera più fredda mi abbia permesso di superare alcune cose? Non è detto però, perché in realtà io sono una persona molto emotiva. The Last of Us 2 fa male. Molti non lo hanno apprezzato perché è un'opera che fa male. Fa malissimo. E ve lo dico, in maniera decontestualizzata, a un certo punto volevo smettere di giocare. Ma non l'ho mai vista come una cosa brutta. Voler smettere di giocare dinanzi a un'opera che ti fa pesare tutto al punto da essere impotente nel continuare, per me è una figata incredibile. È una figata incredibile. Vediamo, ne riparleremo. Ne riparleremo. Perché il dolore, se ben costruito, anche se spietato, è come la paura, è come il divertimento, perché è comunque intrattenente. Vedremo, ne riparliamo.
Ok. Andiamo. Proseguiamo e piano piano, specialmente nei confronti di quello che può essere affrontare magari le parti più delicate, vediamo che cosa ne esce dalle discussioni, perché a questo punto ho deciso di non fare finta. Oh, grazie Hyperion, grazie di cuore. Un dono enorme, che su YouTube non vedranno, un carotino nel cappuccino. Però ecco, una cosa importante, state zitti. È che io volevo far finta che queste polemiche non ci fossero fuori. Però secondo me affrontarle non è male. Potrebbe essere interessante. Volevo darvi un'esperienza più pura, più pulita, ma a questo punto andiamo più in direzione di discussione oltre che analisi. Ti manca stare con lui? Con Jesse? No! Dopo tutti quegli anni. Jesse è un grande e adoro il suo. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. Ehi, com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo. Anche Kat sembra un argomento tabù. Sì, perché in realtà non c'è molto da dire. Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. Oh, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Smettila. Ok. Come sono i volumi, ragazzi? Puoi legare qui, Shimmer. Ehi. Vuoi vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Ah, cavolo. Andiamo, scema. Mi piacerebbe potervi streamare alla qualità video che vedo io. Se per esempio Doom Eternal è un capolavoro di movimento che viene quasi sporcato dalla qualità di Twitch, The Last of Us Parte 2 è graficamente, a livello di ambientazioni ed estetica, clamoroso. Avremo modo di cui parlare di tutti gli eventi narrativi all'interno di È di The Last qua. of Us Parte 2 al momento opportuno, ragazzi. Lo so, io sono un po' geek in questi casi, però il fatto che la luce si rifletta sullo specchio accecando mi fa impazzire. Un paesaggio. Panorama niente male, eh? Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Cazzo.
Con chi facevi questa strada? Jesse? Eugene? Giusto! Ah, Eugene! Faceva troppo ridere. Già. Mi ha anche insegnato a smanettare con la roba elettrica. Vorrei arrivare a 73 anni così. Io vorrei arrivarci e basta. Sapete che la qualità della fisica di questa corda ha creato un po' di discussione e complimenti da parte di diversi outlet, Digital Foundry, eccetera. E io sono dell'idea che questa corda potrebbe essere una delle idee che rappresentino la prova che in qualche modo lo sviluppo è stato rallentato nella qualità e crescita tecnica e tecnologica a causa magari della standardizzazione delle console e così via. Ve lo ricordate il Fizz X? Soprattutto voi di YouTube. Quello dei capelli di Lara Croft e così via, quando era stata uscita quella nostra cara tecnologia che fu super mal sfruttata a causa del peso hardware e così via. Se ci fosse stato più supporto, secondo me oggi avremmo avuto qualche passo in più. Un bong. Ehi, scommetto che questo bong era di Eugene. Sì. Ah, ora è mio. Me l'ha regalato. Hai portato anche l'erba, per caso? Ah, magari. Eugene non usciva mai senza. Sì, sì, era... c'è ancora il Fizz X, però il fatto è che è stato... soffocato tantissimo. Non è stato ampliato e portato ovunque. Io mi ricordo che non girava da nessuna parte, per esempio. Airworks, vabbè, ok, sì, quello è stato un'altra cosa. Allora. Vediamo un po' cosa può aver lasciato Eugene. Dei bulloni dei Transformer. Questi sono utili per potenziare le armi e costruire qualunque cosa. Come le pillole scadute sono utili a renderti un combattente migliore. Ottimo. E qui dobbiamo firmare perché fondamentalmente... abbiamo conferma che siamo passati qui. Tra l'altro possiamo vedere i nomi. Dina, Eugene, Jesse, Dina, Tommy and Joel, Greg and Bonnie, Tommy e Joel, due clicker alla gas station, ripulito. Ok. Fatto. Veloce. Vieni. Quel paese è l'ultima tappa. Guarda. Ecco il paese. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Quello è un supermercato? Sì. È sulla strada per la città. Quindi vorrebbero creare un nuovo avamposto, ma questa è una città fantasma fondamentalmente, dove potrebbero esserci runner, clicker o peggio. Vedo una tormenta. Domani ci divertiremo con lo slettino. Si stanno espandendo. Torniamo ai cavalli. Senti, grazie. Ma sono gli stessi vestiti di ieri. Sono puliti.
Non ti giudico. Beh, siamo di pattuglia. Siamo qui per gli infetti, non è una sfilata. Poverina. Stai bene comunque. Ci è rimasta malissimo. Grazie. Come potete notare, siamo ancora così tanto all'inizio della storia. C'è veramente poco gameplay vero e proprio. C'è un'esplorazione dinamica, c'è una interazione con quello che è la mappa di gioco, come in The Last of Us 1. Ma c'è meno vero e proprio gameplay tattico, combattimento. Io spero di morire come Eugene. Per un ictus? No, di vecchiaia, dopo una lunga vita. Scherzi, no, sei troppo spericolata. Di chi parla? Ma probabilmente morirai di ipotermia per aver usato scarpe di tela sulla neve. Oggi ho gli scarponi. E sai come finirai tu? No, indovino, mi ucciderai tu? Ah, ti ho rovinato la gag. No, forse. Fanculo. C'è qualcuno qua su YouTube o Twitch preoccupato che abbia fatto uno spoiler di Dina? Eh? Eh? Spero di no. Mi permetto, Dina, di guardare un po'. Io! Stupendi. Che bello. È veramente impressionante. Se c'è una cosa che spero di potervi trasmettere, specialmente perché appunto che piaccia o meno, che sia un disastro narrativo per alcuni o meno, questi titoli sono pochi, sia per budget, sia per qualità del lavoro, sia che per pazienza nella loro produzione, quindi guardarsi intorno e viverla a pieno secondo me è una cosa che insieme sarà da fare. E poi in realtà sono molto molto curioso di parlare con voi di tutto quello che è la narrativa, perché molti di questi... Non dovremmo controllare queste case? Sembrano a posto, ma se vuoi, magari è rimasto qualcosa di utile. Ecco, qua abbiamo finalmente la possibilità di scegliere o meno di fermarci. E noi ci fermiamo, non stiamo facendo uno story mode frettoloso per scoprire i colpi di scena. Dobbiamo assolutamente andare liberi. Uno dei tanti quartieri spopolati. È difficile che gli infetti arrivino qui. Di solito li troviamo sul confine esterno. Una cosa affascinante da morire da dire che fai è che stasera? Pensavo di invitare Joel per un film. Oh. Avete fatto pace? Sì. Oh. Avete deciso che film guardare? A Joel cosa piace? Curtis e Vai per due. È da parecchio che ce l'ho nel mirino. Oh, wow. Di solito guardiamo stupidi action anni 80. Lui ne va matto. Oh no. In realtà piacciono anche a me. Tu invece? Cosa fai più tardi? Qualcuno proponeva di uscire di nascosto. Con lo slittino. È un'idea carina. Già. Dopo ci vediamo? Sentite la melodia. Quel cavallo che ci segue. Ti suono qualcosa. Ok. Questo è quello che stavo cercando di dirvi prima. Curtis, se vai per due. Dina, per favore. Quello che stavo cercando di dirvi da 3 minuti è che quello che vediamo qui è il modello in-game di Dina ed Ellie. Ovviamente quelli delle cutscene sono molto più complessi, sono sempre diversi, non so se lo sapete, ma i modelli delle cutscene non sono gli stessi del gioco animati. Sono versioni alternative di qualità più alta, no? Ed è niente male vedere la qualità dei modelli, anche a livello di espressioni, per quanto sono fissi su certi pattern in base a quello che fai, un po' come Wind Waker, mettiamola così, di quello che è effettivamente la qualità in game. E
Ora, c'era un'altra cosa che volevo dirvi. Anzi, due, spero di potercela fare. Sono due ex commando che disertano per combattere i cattivi. In questo film se la prendono con delle specie di spie russe. Mi ispira molto di più di quanto credessi. Allora, i Bunter, come in Dragon Age, Inquisition e altri titoli del genere, sono bellissimi da avere perché approfondiscono il rapporto senza che sia obbligatorio, no? E fondamentalmente noi abbiamo visto questa casa sfondata da terra e queste mappe sono alcuni degli esempi migliori di level design che si sono visti negli ultimi anni. Questo è molto semplice, è semplicemente una bolla con qualche buco in cui entrare per fare loot e magari combattere qualche runner. Ma vedrete come poi il level design di The Last of Us Part 2 diventa incredibilmente evoluto rispetto all'1. Molto meglio dell'1. Per quanto non fosse ovviamente pessimo l'originale, qui siamo su un altro completo livello. È proprio vero. È molto, guarda, molto realistico. Al di là di quello che può essere magari il filo spinato che blocca un po', il filo spinato che non puoi superare è realistico, ma sa di muro. Altre volte non le vedrete quelle cose, non le vedrete. E l'ultima cosa che tenevo a dirvi è nei confronti... pillole! Raccogliamole per poi ingerirle. Ci aiuterà. Titoli di coda. E sì, gli NPC hanno un'intelligenza artificiale incredibilmente evoluta rispetto a quella dell'originale, in cui ti si mettevano davanti, non prendevano iniziative intelligenti e la loro invisibilità diventava incredibilmente nociva all'immedesimazione. Vedrete poi, vedrete, se c'è una cosa che The Last of Us ha migliorato tantissimo, per quanto nelle varie polemiche in giro si dica che abbia una pessima intelligenza artificiale, ma io ho il brutto presentimento, lo dico senza malizia, per quanto di malizia questa storia sia pregna, credo che ci sia molta ripetizione a pappagallo di qualcosa di negativo, perché l'intelligenza artificiale del comportamento ostile e degli alleati in The Last of Us Parte 2 è molto più buona dell'1 e non è affatto pessima, ve lo garantisco. È così, è buona e lo vedrete, vi sentirete più immersi in quello che sono le colluttazioni prossime e i vari scontri, perché hanno un comportamento più filmico, più realistico rispetto a quello che accadeva in alcune situazioni nelle case di The Last of Us Parte 1. È una delle tue carte dei supereroi, giusto? Oh, questa mi manca. Abbiamo anche dei collezionabili che sono in linea con quello che è Elle. Come passione. Vero nome sconosciuto. Affiliazione Society of Champions. Questo essere ultraterreno è comparso improvvisamente, ma nessuno sa da dove o da quando provenga. La sua capacità di muoversi nello spazio quadridimensionale ha rovesciato le sorti di numerose battaglie, sebbene il ricorso ai suoi poteri lo lasci debole e vulnerabile come un neonato. Poiché affermava di non avere nome, ha ricevuto l'appellativo di Tesseractor, la società dei campioni. Tesseractor, quanto è Marvel. Secondo alcuni, tuttavia, preferisce tenere nascosta la sua identità per misteriose ragioni. È praticamente un dottor Manhattan un po' sfigato, dai. Grazie, Dina. L'ultima cosa che volevo dirvi non era quella dell'intelligenza artificiale. Gira ancora dei film. Per forza. E chi te lo dice? Magari se la passano tutti come noi. Troppo impegnati a sopravvivere. Beh, io compongo canzoni. Se ci fosse una telecamera. Ehi, un attimo. Esistono dei pezzi originali di Ellie? Perché non mi hai mai suonato nulla? Beh, non lo so. Coraggio, voglio ascoltarne una, stasera. Ci penso su. Ragazzi, non deve essere una run frettolosa, quindi interrompo. Avete sentito queste note? Avete sentito queste note? Chiedo alla chat e poi introduco a voi quello che voglio dirvi. Mi sono flashato The Elder Scrolls 6 nel cielo notturno con questo tipo di definizione grafica che non potrà mai avere ovviamente per ovvie ragioni, però forse su Next Gen qualcosa di simile, chissà, speriamo, e sono imploso. Adoro i camper, sono come case portatili.
Secondo te la gente viaggiava sul serio in questi cosi? E tu l'avresti fatto? Prima dell'epidemia, certo. Avrei viaggiato per tutto il paese. Magari anche all'estero. Un giorno ci andremo. Sì, come no. Jesse si è messo in testa di andare in Canada. Ha sentito parlare di un'enorme cascata e ora vuole vederla. Sul serio? Non ce lo vedo via da Jackson. Ognuno ha i suoi sogni. Le cascate del Niagara. Avete visto l'animazione di come cerca? Vedete, qui stiamo andando in un'esplorazione molto tranquilla, molto lenta, opzionale, che però ci permette di avere approfondimento dei personaggi e delle belle riflessioni. Sono belle riflessioni quelle sul cinema, sul film, sulla musica. Non è affatto male ascoltarle. Mi fa molto piacere che vengano fatte, che ci siano nel gioco. Infine, l'ultima cosa che ci tenevo a dirvi è come ho visto purtroppo accadere spesso all'interno di questi review bombing intenzionali, diciamo, di inizio release, prima che i giocatori in casa, senza leak o speculazione o streamer che l'hanno fatto finire in poco tempo facendo la comunicazione veloce, così via, insomma, i giocatori che nelle proprie case hanno potuto finire e hanno voluto acquistare The Last of Us Part 2 sono meno della stragrande maggioranza dei polemizzatori che stanno purtroppo a volte facendo un po' di caos. Questo l'ho potuto confermare perché talvolta vengono a farmi delle domande o delusi, dicono no, questa cosa di trama che vedrai o che hanno visto è una porcheria, non capisco il senso e rovina tutto. E al mio chieder loro, ma hai provato a comprendere il motivo? Hai visto cosa succede prima e dopo quel momento? Quale potrebbe essere il racconto dietro quella scelta? La risposta, molto spesso, cosa che mi ha comunque stupito, era intanto sincera. Sincera. E poi era un... in realtà no, me l'hanno solo spoilerato. Quindi alcune di queste scelte narrative che andremo ad approfondire... sarà interessante poterlo fare con delle informazioni che chi è blind qui potrà ad avere. Ma non sono tutte così. Ci sono alcune scelte narrative all'interno di The Last of Us Parte 2 che non hanno bisogno di contesto profondo e di tutta la storia e che quindi possono essere giudicate male anche senza sapere nulla. Sarà bello affrontare anche quelle. Quindi è un po' per farvi capire la bilancia. Ci sono scene avanzate che senza il precedente, senza l'approfondimento della cutscene in cui accade tutta... che ne parliamo a fare? Ma alcune scene iniziali, che invece possono essere discusse subito, anche bocciate subito, per quanto poi possano portare a qualcosa di interessante. Ne riparleremo, al momento giusto. Ce le dirò, ve le dirò quando arriveranno. Avete visto la scala che abbiamo utilizzato per salire in questa casa? Quanto era sinceramente nascosta? Quanto era bello vedere il modo in cui si entrava in questo ambiente che non fosse subito riconoscibile ma realistico e presente in una mappa vera? Che tristezza questa. Caro Babbo Natale, quest'anno ho fatto il bravo. Potresti portarmi un bel cagnone grande grande? Mi servirebbe per proteggere mio papà quando va a cercare il cibo. O per difendere casa nostra dai mostri. Poi potrebbe tenermi compagnia quando mio papà si chiude in camera da letto. Tristezza. Lo so, c'è molto Dunning-Kruger in questo discorso, lo so, però non mi va di imbastire un discorso che sia in alcun modo polemico o stancante. Magari lo facciamo a fine run. Oh sì, questo è il motivo per il quale... Ecco come dovrebbe essere. Potresti portarmi anche una pistola? Penso che se fossi forte, mio padre sarebbe più felice. Grazie tanto, 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 Eric. Ed Ellie ha un diario, ma non lo apriremo per ora.
Questa lettera di Babbo Natale è interessante, eh. Fa sobbalzare. Cazzo, comincia a fare freddo. Calma. Porca vacca. Ma che cazzo? Che cazzo? Sembra opera di un infetto. Quanti ne servono per sbranare un alce? Più di uno. Dove si sono nascosti? Cerchiamoli. Provate a pensare all'odore. Santo cielo. Era la posta. Accidenti alla neve, ragazzi. Merda. Runner. Li sento all'interno. Sì. Come cazzo sono entrati? Soprattutto, come entriamo noi? Vieni. Così. Di qua. Runner. Andato. La gamba dell'alce. Non nemmeno. Proviamo a girare dietro al supermarket. Buona idea. Vediamo un po'. Ah, chissà che non si possa. Vedete, continua il tutorial. Sound design è fantastico. Ecco. Stai bene? Sì. Bel lancio comunque. Che voce tranquilla. Grazie. Tina. Stai bene? L'ingresso era barricato. Io mi sarei spaventato a morte. Com'è entrato quel runner? Già. Bella domanda. Tra l'altro Ellie si sta sporcando di sangue. Qual è il tuo record di infetti uccisi in una pattuglia? Penso che risalga un annetto fa. Ero fuori con Joel. Sono arrivata a una decina. Tu? Io 20 una volta. 20? Erano in gruppo. Cazzo. 20. Oggi potresti migliorare il tuo record. Sono abituate, vero? Accidenti. Ecco, penso che a questo punto, ragazzi, io possa dire di nuovo a YouTube, per l'ultima volta in tutta questa run, avete visto un pochino interagisco con la chat, perché ho deciso, a causa proprio di questa discussione che si è creata intorno al titolo, di avere un pochino più di apertura con quello che è questa condivisione, altrimenti sarebbe stato molto difficile tastare un po' il terreno, oltre a approfondire quello che è un po' a volte anche evidenziare l'ovvio, no?
Spero di non essere troppo banale, ma arriveranno discussioni che penso saranno non così scontate, specialmente rispetto a quello che si vede in giro. Devo dire la verità, non risulteranno così banali. Immagino però che già ora, nonostante siamo in un piccolo tutorial introduttivo, già le scelte che ci permette di avere The Last of Us Part 2 rispetto all'1 vi fa percepire la fluidità del combattimento migliorata che hanno aggiunto. La possibilità di fare determinate combo, altro per esempio. Sangue. Dina? Dina? Dina, stavo parlando dei ragazzi, ok. Dina, di qua. Altri runner. Facciamo piano. Vediamo come va. Vai, Dina. Una cosa che a me non è mai piaciuta di The Last of Us 1 o 2 è il fatto che magari abbiamo perso degli ingranaggi poco fa, non si può tornare indietro, è proprio a sezioni, la sezione precedente non è più raggiungibile. Lei qua potrebbe saltarci, in qualunque altra mappa potrebbe farlo. E appunto all'interno comunque dell'equilibrio tra YouTube e Twitch, io ho disattivato suoni e avvisi di iscrizioni e doni che assolutamente recupero alla fine. Grazie a Patreon e grazie a tutti come sempre. Il fatto che io mi sia perso degli ingranaggi è tutta colpa di questo fatto che ora sto un pochino guardando la chat. Cercherò di andare più a fasi, perché deve essere diverso dalle classiche stream questo contenuto. Deve essere più a fasi, ossia guardare lo schermo e poi dedicarmi a voi ogni tanto. Sì, no, il suono si sente, lo so, quello si sente, per questo che ho avvisato. Però gli altri no, solo quello dei beat si sente. E dovrò rimuovere anche quello. È per quello che ho avvisato. Questa è una bellissima cosa della parte 2. È molto più dinamico il poter agguantare gli avversari. Ammazzatina! Wow. Sono finiti? Sì. A quanto pare. E come idea? Restano quelli dentro il supermarket. Continuiamo a girare. Un'entrata salterà fuori. Di design, una volta che tutti i nemici sono stati abbattuti, loro hanno sempre, tutti i personaggi, un dialogo. Fammi salire, voglio dare un'occhiata. Eccomi. Dove sei, Dina? Ok, vai. Sì, sarà molto complesso descrivere della sua Part 2, specialmente più avanti. Mi affascinerà molto farlo. Lì è crollato un pezzo di tetto. Vieni. Grazie. Guarda, visto? Ok, cerchiamo di arrivare lassù. Qui sotto. Ah! 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 Ah!
Ellie, tutto bene? Sì. Solo una botta. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione. Non mi va di spararti in testa, ok? Ci sto. Bene. Questi non sono solo approfondimenti, ma anche rivelazioni. In altre parole, ci è stato detto che Dina non sa che Ellie è immune. Questa è esposizione, e anche ben fatta. Dina non sa. Signora, mi dispiace per l'accaduto, lo giuro su Dio. Non volevo farle del male, non volevo prendere altro dal suo negozio, a parte le medicine. Suo marito mi è saltato addosso, che potevo fare? La mia sorellina non si sente più i piedi, mi serviva l'insulina. Non se ne trova più in giro, che alternative avevo? Spero che sopravviva. Mi spiace tanto. Come arriviamo sul tetto? Non lo so. Opla. Ok. Platforming on us. Da questa parte. Sono dentro. C'è qualcosa di utile qui? Povere piantine. Nient'altro. Forza, Ellie, dire. Non dobbiamo spostare questa cosa. Ehi, hey, una bottiglia di alcol. E degli stracci. Tieni, datti una pulita. Qui abbiamo visto proprio un innesco, e abbiamo visto il piccolo trigger che in qualche modo permetteva alla trama di avanzare. Ci siamo fasciati la giacca. Qui ci sono spore. Perfetto. La maschera. Ecco. E abbiamo Ellie con la maschera. Strano vederla. Ricorda, non voglio doverti sparare in testa. Come sei dolce. Sono qui da parecchio a giudicare dalle spore. Fa attenzione agli infetti anziani. Questa è la prima volta che vediamo delle spore. Siamo sempre nel supermarket. Non lo so. Non siamo sopra. The Last of Us parte 2. Ed è chiaro che le spore di The Last of Us sono pesantissime. Non escono fuori dai luoghi in cui si accumulano. Employee of the month.
E ovviamente Ellie si mette la maschera perché altrimenti rivelerebbe il suo stato di immune. E chissà cosa accadrebbe. Non è qualcosa che vuole che si sappia, ecco. La renderebbe comunque di nuovo speciale, strana. E chissà. Oltre al fatto che abbiamo una cassaforte. Una delle cose più belle che vedrete nel gioco mentre avanziamo è che non ci sono più tutte quelle assi, casse, bidoni, scale, placche di legno. Questa è qualcosa da esplorare. Una cassaforte con dei premi dentro. E potremmo utilizzare il suono per indovinare, in realtà. Però, secondo me, da qualche parte forse possiamo trovare qualcosa. Guardate, il cagnone! È uno degli employee of the month. Yo, Kristen! La roba buona in cassaforte. La combinazione della data in cui il mio cucciolone è stato eletto impiegato del mese. Non vendere o dare via niente. È per i momenti di magra, chiaro? Riguardati. Shampoo. Se chiedi perché devi usare la maschera mentre fai tutte quelle discussioni polemiche sulla trama, perdi un po', eh? Come abbiamo detto poco fa, usa la maschera per non rivelare il fatto che è un immune. Non ha bisogno di usare la maschera. Quindi abbiamo 3 coppie da 2. E dov'è la data del nostro cagnone? Luglio 2013. Interessante. Ovviamente, tra l'altro, poi... ricordiamoci che è nel 2013 che è scoppiata la pandemia. Ed è per questo che ci sono magari le PlayStation 3 nelle case. Quindi, 07. Sentiamo un po'. Io vorrei farvi vedere, questa è una cosa che non è, oh mamma mia, The Last of Us, oh mi strappo i peli della barba. Lo fanno anche altri videogiochi, ma questo è veramente bello da sapere. Sentite. Sentite che il suono è diverso? Gnam 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 gnam. Allora. E qui, in realtà, per chi ha seguito solo The Last of Us 1, è affascinante poter vedere come si svilupperà in maniera molto più divertente il modo in cui si può potenziare il personaggio. Niente di incredibile. È molto più divertente perché puoi fare degli incroci di abilità, ma per me c'è parecchio che si può migliorare qui. Si può creare vere e proprie libertà, non soltanto liste da fare verticalmente. Allora. Velocità di movimento in modalità ascolto. Kit medici rapidi. Energia incrementata, velocità movimento modalità ascolto 2, più 100%, e tenacia. I danni normalmente letali ti lasceranno con una ridotta quantità di energia, garantendoti la possibilità di fuggire. Però abbiamo a sinistra, abbiamo a destra, un'altra opportunità, ossia del fatto che, come nell'originale, puoi sbloccare nuove cose, che qui però saranno molto più numerose
e meno basic, perché potrai quindi decidere quale tipo di lista fare e così via. Mentre nell'originale ti potenziava qualcosa, quindi esplosione più 50% di raggio, qui ti sblocca proprio degli skill tree. E infatti io non userò le mie pillolazze scadute per questo. Vediamo un po'. Andiamo. Il diario lo apriamo la prossima volta. Alla bacheca degli impiegati c'era un prompt, è vero, non ho spiegato cosa fosse, l'ho ignorato senza dare spiegazioni. È una possibilità di leggere a schermo tutto quello che c'è scritto sopra. È un leggi, fondamentalmente. Ok, possiamo andare a questo punto, dobbiamo scendere, come diceva lei. Non voglio perdermi, ma... Qui è chiuso. Eccoci qua. Mappa 3D. Questa cosa è interessante perché il tempo in cui Dina ha pensato e ha deciso di sparare o meno è in realtà parte del tutorial. Perché Dina resta immobile inizialmente per mirare e poi decide se sparare o no, perché un colpo di pistola avvertirebbe tutti. E oltre ad avvertire tutti, fa capire quale animazione il clicker fa quando ti aggra. Capite? Ci sono tre letture di quella cutscene. Non è male. Non è male. Clicker di merda. Che belli che sono i clicker, porca miseria. Forza, non fare rumore. E sono ciechi. Poi Ellie può mettere la mano sulla bocca senza preoccuparsi troppo. E ti spiega anche il fatto, hai ragione Donna, che servano due colpi alla testa per sconfiggerli. Quattro, mi sono dimenticato di quel dettaglio ed è vero, servono due colpi alla testa per sconfiggerli. Ho fatto bene a leggere la chat in questo momento perché ci tenevo ad essere perfetto, perfetto inteso come completo, quanto più possibile, al meglio delle mie possibilità. Ed è vero, fantastico. Sapete che... Questi stronzi ciechi mi danno i brividi. Possiamo ripulire il resto dell'edificio. Degli schizzi di sangue. E poi scappiamo di corsa. Ci capiamo al volo. È stata fatta a casa propria da uno degli sviluppatori per pura passione fuori dalla sua schedule di lavoro? Su Telegram potrei linkarvi l'articolo in cui ne parlano. Ci sono un sacco di cose interessanti. È un gran bell'articolo.
Ellie, la porta. Mi aiuti? Sì, sto facendo un po' di looting. Esatto, in realtà aveva una pistola sul linguine perché era in crunch anche a casa. Non lo sapremo mai. Con le gambe. Non ne ho trovati molti sul... No, non ne ho trovati sul sound design specificatamente, ma se ne parla. Perché il sound design è fantastico. Accetto sempre i regali. Ellie. Tieni. Grazie. Molotov. Attenzione. Lo so bene. Non è finita. Pillolazze. Qui ce ne sono diversi. Qui abbiamo... Qui ce la giochiamo. Prima i runner. Bello sto consiglio, no? Bello sto consiglio. Prima i runner? Certo, perché sono quelli che possono anche vedere. E tra l'altro una gran... figata di The Last of Us Parte 2 è che tutte queste aree, vale a dire le arene, grandi o piccole, con determinati nemici, si possono rigiocare quando volete. È praticamente un'opzione encounter in cui puoi fare la boss rush volendo. Questa è una cosa che ho apprezzato e ne vorrei vedere più spesso. Possiamo muoverci con una certa aggressività. Sono i clicker che sentono molto bene. Ma i runner no. Che spettacolo! Che bella sta cosa! Stavo per schivare, invece è riuscito a prendermi dopo che ho fatto il doppio headshot al clicker. Bello! Sono tutti morti? Sì, pare. E? Sai che ti dico? Siamo delle grandi. Oh. Ok. Non vedo l'ora di arrivare all'avamposto. Ci meritiamo una pausa. Assolutamente. E avete visto che l'ha presa comunque? Vedi un'uscita? Togli HP, perché comunque è una sconfitta, viene punita come cosa. Oltre al fatto che è possibile in qualunque momento rompere i vetri, sia per fare rumore che per prendere quello che nascondono. Mm-hmm.
Ok. Beh. Ora ci serve una usciamo da qui. Grazie. Possiamo provare di qua. Ma no, no. Non si apre. Ok, facciamo così. Prova a farmi salire da quel buco nel tetto. Ok. C'è un cavo! Perfetto. Dovrebbe reggere. Avanti. Sì, cazzo. Ok, perfetto. Vado. Mica scemi. Qualcuno ci ha pensato. Stai attenta quassù. C'è molto vento. Quasi una facciata. Quanto siamo lontane dall'avamposto? Ragazzi, ce la faccio. Dopo la prossima città. Ti seguo. Guardate che vero che è. Cavalli molto coraggiosi, col cavolo che sarebbero rimasti qui a farci da taxi. Ehi, Dina! Sì, lo so, non ti fermare. Ah, si è spaventato il cavallo. Dina, quanto manca? Dina! Dina! Merda. Dina, dove sei?
sta girando in tondo. Ma dove cazzo sei? Vedete? C'è il nostro. C'è il nostro. Avete visto? C'è il nostro percorso. Grazie a Dio. Forza, di qua. Dove stiamo andando? Fidati di me. Stata qui. Ah, l'avevo visto solo da fuori. Ok, diamo un'occhiata in giro. Una libreria. Che bulla. Ed è vero, nel trailer ti facevano pensare che Dina fosse permanentemente dispersa, che nella trama tu la stessi cercando. Qui non entra nessuno da parecchio tempo. Già. Chiuso? Cosa c'è qui? Oh. Materiale elettronico. Deve essere di Eugene. Sicura? Già, chi altri smanetterebbe con questa roba? Ormai. Ma perché me l'ha nascosto? Vabbè, era il suo piccolo tempio. Una fotocopiatrice. Altre componenti. Oh. Sì, c'era Eugene qui. Era nelle luci. Era nelle luci. Insieme a Tommy. Pensateci, le luci sono state completamente cancellate da Joel. Cioè, Joel ha letteralmente ucciso tutte le luci. A livello narrativo. Tutte. Le ha uccise tutte, compresa Marlene. Porca miseria. Non lo sapevo. Già. Sono finiti in un brutto giro. Per esempio? Una volta ha fatto saltare un presidio a Denver. Sono morti 3 soldati e 2 civili. Oddio. Ha staccato la corrente, dite, sì, esatto. Poi diceva di aver torturato un generale della Fedra insieme a Tommy. Però, non lo so, Tommy non mi sembra il tipo. Io non mi stupirei. Questa è bella. Che vuoi dire? Lui e Joel hanno fatto di tutto per sopravvivere. Questa è bella. Cioè, questo è anche un rimando, è un ricordo a quello che Joel ha detto in The Last of Us 1. Cioè, Dina non pensa che Tommy possa torturare, ma Ellie si ricorda di cosa hanno fatto lui e il suo fratello, soprattutto rispetto al racconto e confessione che Joel le ha fatto dicendole che era un looter. Uno di quelli che faceva le trappole agli innocenti e alle famiglie per derubarli e molto plausibilmente, direttamente o indirettamente, ucciderli, no? Ha fatto di tutto per sopravvivere. Però è anche vero che ha smesso. Ne riparleremo,
E intanto, ciao a Podlock che è in chat, visto che mi ha invitato in un suo podcast stasera alle 21, lo diciamo a tutti, qualora vi interessasse farò una chiacchierata con lui. E vedremo. Ah, giusto. Ho aperto il diario perché finalmente abbiamo trovato qualcosa che lei ha voluto disegnarci sopra. La giraffa. Dina mi ha chiesto se andavo al ballo e mi ha sfiorato il braccio. Ah, non illuderti, non fare l'idiota. Lei fa così con tutti. Non rovinare la vostra amicizia, non rovinare la vostra amicizia, non rovinare la vostra amicizia. Che nottata assurda. Che paura e che sollievo. E che ansia. Devo dormirci su. Eugene si teneva in contatto con le luci. Sapeva di me e Joel? Nah. Avrebbe detto qualcosa. Chiaramente un posto di Eugene. Eugene ha lasciato la famiglia per le luci. Ti supplico, torna a casa. Che roba. Se le luci vogliono salvare Eugene. Il mondo, che ci provino. Che si occupino loro di dare la caccia ai militari e ai politici. Luci, stufe. Ci sarà un generatore da qualche parte. E mi auguro trovino un vaccino in grado di salvare la razza umana. Magari un giorno potremo godere dei frutti delle loro utopie. Fino ad allora la mia priorità è nostra figlia. Le luci possono fare a meno di te. Tua figlia no. Continua a chiedermi quando tornerai. È sempre più difficile mentire. E poi mi manchi. Ma non so quanto ancora potrò reggere questa situazione. Torna a casa, ti prego. Ti vogliamo bene, Claire. No. Beh, oddio, sono Tommy e Eugene. Sembrano due sbarbatelli. Il materiale diverso tra la... Porca miseria. Pazzi completi. Uncharted 2, una PlayStation 3. Jack and Dexter Collection, Uncharted. Niente Uncharted 3. Vabbè. Ecco il generatore. No. Ah, così va meglio. Oh, wow. Notevole banco da lavoro, Eugene. Con questi si possono modificare le armi. The Last of Us Part 2 ha un bel po' di gun porn, eh? Decisamente un bel po' di gun porn. E potremo potenziare sia cadenza di tiro, stabilità, rinculo e capacità della pistola, sia aggiungere un mirino telescopico al nostro fucile. Ed effettivamente penso che aspetteremo. Il mirino telescopico mi interessa.
Devo usarla per forza? Oh, guarda. È lì. Guarda a terra. Luce. Qua sotto c'è altra roba. Eh sì. Come si scende? Non da qui. C'è un piano sotterraneo. Dina. La stufa. Si era fatto si era fatto una bella caverna, eh? Potremmo. Ah, è vero, la luce. Giusto. Tengo troppo a parlare e analizzare piuttosto che ad agire in questa run, scusate. Oltre, vabbè, allo stato mentale in cui mi trovo. Ma, avete visto, grazie al generatore, il level design ci ha mostrato come muoverci. Cosa teneva qui sotto? È una specie di alcova. Per questo non te ne voleva parlare. Spero per lui che sia davvero un'alcova. Era sempre così solo. E purtroppo ci sarà una TV sì, gigante. Si può anche seguire tutta per sé. Si può anche seguire. Sono il cavo, esatto. All'80%. Ed è un peccato che tu possa rompere 80. I vetri, per esempio, wow. Ma non sparare i lucchetti, per dire, no? Vediamo chi ha ragione. Ah! Oh mio Dio! Quintali di erba secca. Ora tutto si spiega. Ehi, ha quel coso per i video. Prendi, Scooch. Questi sono porno. Gusti interessanti, Eugene. Smash. Prendi, Scooch. Smash. Prendi, Scooch. Perfetto. Io la voglio vedere la VHS, però. Dina, è un bong antigas. Oh, Gesù, era in gamba. Ecco perché tutti rimpiangono Eugene, esatto. Ah, però, Eugene, preparato. Oh, che meraviglia. Sarà ancora buona? Perché l'erba va male? Scopriamolo. Sembra in difficoltà. Ah, ce la faccio. Cazzo. Dammi qua. Ah, certo, perché sei più forte. A quanto pare no. Ok, che... Già. Ma che cazzo ti guarda salta in mente? La faccia che ha fatto. Almeno l'ho aperto, no? Che porca miseria. La faccia. Oh, scusa. L'odore è buono. Insomma, dobbiamo restare qui per un po'. Siamo intrappolate. Se chiamavano l'altra ragazza faceva...
creava un sottovuoto praticamente. Posso chiederti una cosa? Non lo so, tu prova. Su scala da 1 a 10. Dove 1 è assolutamente una schifezza. Mentre 10 è una folgorazione. Le labbra. Che voto daresti al nostro bacio di ieri sera? Perché ne stiamo ancora parlando se... L'hai definito un errore. Ho detto così? Io non ti capisco. Belli. Ti ho semplicemente chiesto un voto. Guardate Dina, guardate la... il suo volto. Tutto, anche Ellie. Non lo so. Guardate. Io gli darei un 6. Un 6? Wow. La sufficienza piena. Ok. C'era troppa gente intorno. Sì, ma 6. Oh, perché... Too much water. Comunque adesso voglio sapere il tuo voto. Non ci sperare. Sei un tipo irritante. Ma senti chi parla. Mi fai venire voglia di uscire in quella tormenta. Nessuno te lo impedisce. Puoi fare molto meglio di un 6. Cosa? Cosa butti? Devi ritrovarla poi! Fatto comunque, cioè dei baci così sono incredibili. Quindi abbiamo visto nascere la relazione tra Ellie e Dean e torniamo alla sua fuga. Se ci fossi stata tu, Abby, ad aprire quel barattolo, non sarebbe successo niente di tutto ciò. Allora, a me viene istintivo fare un sacco di battute che Twitch potrebbe poi prendere come terribilmente omofobe. Quindi, maschiliste, non omofobe, perché parlerei dell'estetica di Abby e di quanto... Cazzo! Quindi devo stare molto attento, perché Twitch secondo me è cattivissimo. E quindi dovrete immaginare le battute edulcorando la mia edulcorazione di esse. Però nonostante noi abbiamo visto effettivamente un momento di dolcezza anche in una piccola pausa di pace di questa ragazza e dei suoi compagni di viaggio, già vediamo che lei la sta vivendo in maniera un po' meno serena la cosa, in mezzo a una tormenta. E per ora Owen, che ha messo incinta una loro conoscente, magari amica, mentre lei è chiaramente cotta di lui e magari avevano anche qualcosa insieme, cioè è proprio molto triste, è molto fastidioso il modo in cui sta affrontando la tormenta la nostra Abby. E là c'è un runner, quindi peggio mi sento. Beh. Signori, continueremo domani. Avremo tempo, modo e occasione di approfondire. E vi prometto... Oh sì, ragazzi, oh sì. Sì. Sia per il mal di testa che ho, sia per il fatto che ho anche un'altra live e... aiuto. So che per chi non è blind sono tremendo, ma è la cosa migliore per poter affrontare un discorso.
Un giorno mi farà anche piacere darvi la soddisfazione di avere una diretta come quella che stava succedendo inizialmente, fuori da YouTube, che non vedranno cosa è successo, in cui parleremo un po' in questo setup, no? Che avevo mostrato prima. Ragazzi, sei tremendo anche per chi è blind. In effetti è curioso sapere cosa possa accadere a Abby adesso. Abbiamo lasciato le nostre protagoniste in un nido d'amore e adesso ci spostiamo al freddo e al gelo di chi invece purtroppo lo ha appena perso, potremmo dire, definitivamente. Alla prossima, ragazzi. Non è ancora finito il tutorial, no? Ci vediamo alle 21 su podcast, sul podcast di Podclock.